Buonasera, siamo qui all'azienda Le Mie, un'azienda molto importante nel campo delle cinture, del trattamento della pelle, importante a livello mondiale perché è la terza nel mondo e la prima in Europa. Poi sentiremo il dottor Antonio Cavalli, che è uno dei dirigenti di questa azienda, ci spiegherà la quantità che producono in questa azienda e nelle aziende associate. Ma perché siamo qui oggi? Perché abbiamo una visita importantissima, stiamo aspettandola da un momento all'altro, stiamo aspettando Pierre Cardin. Pierre Cardin che viene a visitare questa azienda. Allora, prima sentiamo dal dottor Antonio Cavalli questa azienda, come mai a questa visita, come mai l'attenzione di Pierre Cardin sulle mie. Beh, direi la cosa importante, questo accordo che si è concluso da poco, diciamo, Pierre Cardin è un marchio ambitissimo, una griffa dei più importanti, evidentemente anche lui ha voluto rendersi conto chi è questo partner, che potenzialità ha questo partner. Effettivamente credo che sia in buone mani. Noi oggi come oggi, a livello di cinture, credo, come è già stato detto poc'anzi, siamo fra i più importanti al mondo, produciamo 22.000 cinture al giorno, qualcosa come 5 milioni e passa di pezzi all'anno. Gran parte li esportiamo, direi, in tutti i paesi del mondo, Cina compresa perfino, senza contare che poi abbiamo filiali dirette negli Stati Uniti, ad Atlanta per essere esatti, abbiamo poi delle sister company, vero, nell'estremo oriente, joint venture con il governo della Cina Popolare, dove invece ci occupiamo di piccola pelletteria, e anche qua siamo ormai arrivati alle parecchie centinaia di migliaia di pezzi che fino all'anno scorso erano introdotti solo sul mercato nazionale con i nostri marchi più ormai già noti, Guido Vietri, Columbus, Rovaris, Good, eccetera, ma anche la piccola pelletteria, così come le cinture, ormai cominciano a prendere la strada dell'estero. Come le sembra questa macchina? Per me è una cosa che ça me surprend beaucoup, car je ne connais pas la technologie, mais je peux l'idéaliser parce que j'ai bien vu pour le textile, nous avons énormément de coupes de laser également dans le textile. Allora per me è una cosa nuova, però l'ho visto nel textile questa cosa qui, ma non in questa forza qui, perché questo il taglio è fatto direttamente, ma con la macchina noi possiamo fare tutti i tagli con altezza di materiale, con la lana, il cotone e la seta. Domanda a caldo? Sì, perfetto, sì. Ecco, la prima impressione, ho visitato, visto con molta cura e attenzione questa azienda. La prima impressione? Io sono rimasto molto sorpreso perché è la prima volta che vedo questo lavoro fatto della pelle all'inizio fino alla fibbia e la cintura terminata. E certo che sono un po', diciamo, professionale anche, perché mi interesso molto di tutta la parte, diciamo, non solo della sartoria, ma anche della parte cuoio, tutta la parte del textile che comprende la moda, come il cuoio e le cinture. E per me è un'educazione, e capisco molto ancora come si fa
la cintura adesso, ma questo io ho visto molte fabbriche, diciamo anche in Pakistan oppure in India, non in India, in Cina o in America del Sud, e questa è una performance tecnica molto avanzata, e con tutta la parte non solamente taglio, Sibia, ma però anche per lavoro della stampato, che non posso dire come si dice, come il cuir de cordou, come il cuir de cordou che si faceva in Spagna 300-400 anni fa, poi con tutta la tecnica del gusto italiano, è una fibbia di prima qualità che mi... Quindi produzione industriale e anche grande professionalità. E anche, sì, perché se lei pensa che in un minuto si può fare una cintura del taglio alla finizione, tecnicamente nella parte, diciamo, industriale è una performance molto esemplaria. È una ditta che merita la sua, diciamo, rinomata nel mondo. È fatta anche con passione, perché la famiglia ancora che tiene questa grande fabbrica è veramente... Possiamo dire grazie per avere questa fidelità nel lavoro, del rispetto della sua famiglia. L'onore di poter passare una giornata con un grande personaggio a livello mondiale, Pierre Cardin, è qui accanto a noi, e vorremmo così fargli raccontare qualche episodio della sua vita, poi magari parleremo anche dei motivi per cui è venuto in provincia di Bergamo oggi. So che sua sorella spesso racconta, sua sorella che ha 92 anni, spesso racconta di una storia che le è accaduta quando aveva poco meno di 20 anni. Sì, io ho lavorato nella Croce Rossa, all'amministrazione dei prigionieri di guerra. E quando è finita la guerra nel 1945 doveva ritornare a Parigi, perché l'amministrazione era veramente funzionaria, e questa signora è una donna che faceva le carte, che faceva la cartomante, e io ho domandato cosa deve fare adesso, cosa diventerà la mia vita. E non voleva, poi ho detto sì, perché io devo andare a Parigi e non conosco nessuno e vorrei sapere cosa sarà la mia vita. E mi dice, sai, mi chiamava Pierino, sai, perché lei è una cosa, personaggio così strano, in 25 anni della mia carriera non ho mai visto una cosa così. Lei arriverà nella vita, gli alberi, i fiori, i frutti, il più alto, fino alla vostra morte sarà una carriera che non ho mai visto di tutta la gente che ho visto con le carte. E mi ha detto, lei avrà una fortuna colossale, sarà in tutti i paesi del mondo. Era ridicolo, perché a quel momento lì non c'era aerei. Non c'era, io non avevo soldi, io non avevo amicizia che mi permetteva di andare in Australia, in America, in Africa, in America del Sud, però questa cosa mi è arrivata. E poi quando ho domandato se lei conosce un'amica che abita a Parigi, mi ha detto sì, lei va a vedere quando arriva a Parigi una persona che si chiama Mr. Watner, e questa persona vi farà entrare in... Io volevo lavorare nella moda, e la grande casa di Parigi in quel momento lì era la casa Paquin, era 1200 impiegati, e come era Cardin di oggi, no? E allora mi ha detto, lei vedrà, andrà a vedere questa persona della mia parte che lavora nella casa di Paquin. Sono arrivato la mattina, domenica, in novembre, con la neve, il freddo, la fame, perché nel 1945 era veramente la miseria a Parigi, perché tutti i tedeschi, germani che ha fatto l'occupazione, era una cosa anche spaventosa. E sono arrivato a Parigi alle 8 e sono andato direttamente a vedere questo signore che non conosceva. E poi il Faubourg Saint-Honoré era veramente vuoto, la strada principale. E avevo freddo e anche fame alle 8 e ho domandato a questo signore, che era l'unica persona che mi ha visto nella strada, ho domandato al signore, lei può dirmi dove si trova il numero 82 del Faubourg Saint-Honoré?
Questa signora mi guarda, questo signore mi guarda con una curiosità e mi dice: ma cosa vuole andare a fare il numero 82 di Faubourg Saint-Honoré? Io ho detto una bugia, ho detto devo andare a vedere un amico che abita il numero 82, ma però sono così stanco e fa così freddo e sei troppo lontano perché non conosce Parigi, arrivo da Vichy, ero un provinciale, ha capito in quel momento lì, e ho detto sei troppo lontano, vado a prendere un caffè qui nel ristorante. Ma lui mi ha detto, ma come si chiama questo signore che lei vuole andare, o il 82? Io ho detto, si chiama Monsieur Gartner. Ma lei mi dice, ma lei, signorino, è un bugiardo, perché sono io il signor Gartner e non vi conosco, non vi conosco. E poi mi ha detto, ma in ogni caso andiamo a prendere un caffè con lei, così si farà, diventerà il mio amico. E così che sono andato a prendere un caffè alla Brasserie Weber, e che lui mi ha fatto andare dalla casa Pacquiao e mi ha fatto introdurre, io ho fatto i vestiti della Belle e la Bête, ho incontrato Couture, con tutta quella gente meravigliosa, e così è stata la storia di questa donna di Bonaventure, di Fortune Teller, che mi ha fatto il caffè e la mano, e ha visto che io avrò una vita eccezionale fino alla mia morte, che sarà sempre di più in più grande in tutti i paesi del mondo. Ecco, lei ha girato tutti i paesi del mondo, ha conosciuto personaggi incredibili, oggi si trova in provincia di Bergamo, qui a Verdello. Perché? Perché sono italiano d'origine, sono veneto, e io ho fatto la conoscenza e ho fatto un deal con la grande fabbrica di cinture qui dell'EMEI, e sono venuto a vedere veramente, perché sono di senatore, mi piace molto la realtà tecnologia e anche la qualità del lavoro che questa persona fa con questa grande fabbrica qui. E sono stato molto felice di vedere e di conoscere questa possibilità di avere un contatto di verità, di conoscere come una cintura può uscire in 1 minuto e 20 secondi, e di vedere anche la progressione di tutta la qualità della pelle, di tutta la tecnologia di questa fabbrica, che è veramente in punta della tecnologia moderna di tutto il cuoio di cuir. Ecco, lei ha visto in questa tecnologia non solo la possibilità di lavorare a grande livello sulle cinture, ma anche su altri io lavori. Penso che hanno possibilità di fare altre cose con questa tecnologia, perché hanno la stampata, hanno cose che sono molto interessanti per sviluppare tutte queste nelle scarpe o altre cose. In questo momento fanno già i valigi, poi fanno anche le cose di come le dettagli di portemonnaie o di portefeuille, ma pensano che hanno possibilità, perché hanno veramente poi il coraggio e la volontà. E poi una fabbrica veramente che veramente tipicamente valorizzando la qualità italiana. Ecco, perché dice questo? Anche prima ha detto solamente in Italia poteva nascere un'azienda come questa. Perché io sono, non solo perché sono d'origine italiana, perché so fare la differenza della qualità delle cose e della creatività, e penso che l'Italia nella parte creatività, conoscendo tutto il mondo intero, si deve rendere un omaggio alla qualità dell'italiano. Ritorniamo sul prodotto. Prima, durante la conferenza stampa, diceva che il successo di Pierre Cardin è soprattutto dovuto all'equilibrio tra la qualità e il prezzo. Sì, io faccio cose di qualità, perché è sempre più facile di andare basso, andare alto è molto difficile. Io ho la fortuna di avere questo mestiere e anche di avere fatto questo nome, ma io non voglio approfittare del mio nome per fare cose care. Io voglio specialmente fare cose di qualità per il massimo di possibilità di vendita, di apportare con la qualità alla gente la più maximum. La ringrazio tanto. Grazie anche a lei.